Se possibile vaccinate i ragazzi, rientro a scuola, i presidi del Petrarca e del Marinelli di Udine scrivono alle famiglie, trasporto pubblico sempre più incognita. Brusco balzo in avanti dei contagi, 133 in più rispetto a ieri, la maggioranza giovani sotto i 29 anni, sotto controllo intensivo e ricoveri. Il ministro dello sviluppo economico non ha dubbi, il laminatoio delle Noghere si farà, dice Giorgetti, che aggiunge sarà un fiore all'occhiello per il paese. Nuovo poster firmato Giulio Camber, facile l'interpretazione, solo il centrodestra unito potrà salvare Trieste e l'Italia, il nemico ancora la Cina. Divieti di sosta nelle zone degli alberghi delle delegazioni, transito vietato in Porto Vecchio, prime restrizioni per il doppio G20 a Trieste. Assalivano i distributori di benzina in varie regioni italiane, fra cui la nostra, estradati in Italia gli ultimi due componenti della banda delle ruspe. Partiranno la prossima primavera i lavori di ristrutturazione del Piala Chiarbola, accessi per disabili, spogliatoi, infissi, le realtà più urgenti su cui intervenire. Telespettatori di Tele4, buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale che si apre ancora con il rientro a scuola. Se possibile vaccinate i vostri ragazzi, è l'invito contenuto nelle lettere inviate alle famiglie dai presidi del Petrarca di Trieste e del Marinelli di Udine. Secondo i dirigenti il nodo principale resta comunque il trasporto pubblico. Laura Buccarella, il punto nel primo servizio. La variante Delta è in agguato e già si sta registrando un aumento dei contagi, soprattutto tra i giovani, ma la scuola si organizza per ripartire con la didattica in presenza al 100% e il vaccino è l'unica strada per farlo. Questo è il senso dell'invito a vaccinare i ragazzi, inviato via mail alle famiglie dalla dirigente del liceo Petrarca di Trieste Cesira Militello e dal collega del Marinelli di Udine Stefano Stefanelli. Un invito alle famiglie e agli studenti a sentire i propri medici di medicina generale, ad acquisire tutte le informazioni e a fare il vaccino se non c'è niente che lo impedisca. Mi sembrava un'iniziativa importante perché i pareri degli esperti, ad oggi noti, raccomandano la vaccinazione come strategia di contrasto alla diffusione del contagio e in particolare per contrastare la variante Delta che sta segnando un aumento dei contagi in Italia in questo momento ed è una delle possibilità che dobbiamo senz'altro considerare per cercare di riprendere la didattica in presenza al 100%. L'iniziativa potrebbe essere seguita da altri dirigenti scolastici della regione che stanno lavorando per il rientro degli studenti in presenza, pur con tutte le disposizioni anticontagio che già conosciamo, ma il vero nodo rimane ancora quello dei trasporti. Bisognerà considerare anche l'importanza di garantire un sistema efficace di trasporti, perché se non saranno i trasporti sufficienti a garantire il distanziamento e quindi ad evitare situazioni di possibile contagio, naturalmente questa è una criticità che resterà e che potremmo poi pagare all'inizio dell'anno prossimo. Per il momento noi stiamo lavorando per garantire nel modo migliore possibile la realizzazione della didattica in presenza al 100%. Anche il presidente regionale Fedriga è intervenuto oggi su questo tema al centro del dibattito nazionale. Portare il 100% dei ragazzi a scuola, ha detto, comporta un riempimento all'80% dei mezzi pubblici. Non esistono alternative. I pullman turistici che tutte le regioni stanno utilizzando con il coinvolgimento dei privati per ampliare le corse non si possono usare nei centri urbani e dunque noi possiamo aumentare le corse, ma il limite è quello, ha spiegato Fedriga. Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.588 test e tamponi sono state riscontrate 133 nuove positività, pari al 2,38%. Su 4.323 tamponi molecolari sono stati rilevati 120 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 2,78%. E dai 1.265 test rapidi antigenici sono risultati 13 casi, pari all'1,03%. Lo comunica la Regione. Dall'analisi dei dati a disposizione emerge che il 51% dei nuovi contagi riguarda persone al di sotto dei 29 anni. Nella giornata odierna non si registrano decessi, 4 persone sono ricoverate in terapia intensiva, 21 in altri reparti. Si registrano 2 casi di positività tra il personale del sistema sanitario regionale, in particolare un infermiere dell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina e un medico dell'azienda sanitaria Friuli.
Friuli Occidentale. È stato rilevato un caso tra gli operatori delle strutture residenziali per anziani presenti in regione, non risultano invece esserci positivi tra gli ospiti delle stesse strutture. Siamo venuti a conoscenza oggi che un'azienda operante come terminalista nel porto di Trieste ha comunicato in maniera assolutamente arbitraria ai propri dipendenti che dal prossimo 15 settembre l'ingresso al lavoro è consentito solo chi sia munito di Green Pass. A riferirlo il segretario nazionale della FILT CGL Natale Colombo, commentando: è una decisione irresponsabile che condanniamo fortemente perché è discriminatoria e perché il governo non ha ancora deciso in merito. Nessuna azienda, prosegue il dirigente della FILT, può decidere di allontanare dal lavoro chi non è munito di Green Pass, il cui mancato rilascio, tra l'altro, potrebbe essere legato a molteplici motivazioni, anche non dipendenti dalla volontà del singolo. Serve un deciso intervento dell'autorità di sistema portuale del Mar Adriatico orientale, chiede Colombo, per rimuovere immediatamente questa disposizione aziendale e per fare in modo che non si verifichino altre eventuali iniziative del genere. Non ha dubbi il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti sulla fattibilità del laminatoio alle Noghere. Ne ha parlato quest'oggi in visita alla Danieli di Udine. Vediamo il servizio di Gianluca Paladin, che ha fretta eventualmente di raccontarci tutto. Di Trieste si farà, credo ci sia tutta la volontà di andare avanti e sarà il fiore all'occhiello per Trieste e per l'industria italiana. Così il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti in visita agli stabilimenti siderurgici della Danieli. Il cosiddetto laminatoio Noghere, tra proteste dei residenti della zona, rinvii e accordi ancora da definire rimandati in autunno, secondo il ministro Giorgetti non dovrebbe avere ostacoli per la sua realizzazione. Qui c'è l'industria vera, investimenti veri che hanno tradotto in pratica le belle intenzioni scritte nei programmi, ha detto Giorgetti, che poi ha concluso: questo è un PNRR pionieristico di un'imprenditoria avveduta che non si ferma mai e che sa rinnovarsi. Insomma, un potenziale investimento da 700 milioni di euro che potrebbe produrre 450 posti di lavoro. Alcuni lamentano la mancanza di strategicità dell'opera, i residenti di Muggia, l'inquinamento acustico e l'impatto ambientale, ma soprattutto la mancata possibilità, per via delle clausole di riservatezza firmate tra enti locali e aziende, di accedere alla documentazione. Insomma, per capire cosa davvero succederà alle Noghere bisogna aspettare ancora un po'. E sono scattati da poche ore i divieti di sosta e di transito decisi in occasione del doppio G20 domani e venerdì. Stamani, collegata da Palazzo San Sebastiano, l'ispettrice Monica De Mola della Polizia Locale così ce li ha ricordati. Sono iniziati da stamattina alle 7 tutti i divieti di sosta che saranno in essere fino al giorno 7 agosto alla fine delle esigenze. Le vie che sono interessate sono la via Cadorna tra Mercato Vecchio e Boccardi, via Mercato Vecchio, via dell'Orologio, via San Carlo, via Sospiridione da Corso Italia a Mattini e via Santa Caterina da Corso Italia a Mattini. In ultimo il piazzale antistante, il magazzino 28 in Porto Vecchio, che inizieremo gli sgomberi più tardi. Raccomandiamo chi avesse i veicoli ancora parcheggiati in queste zone di andare a rimuoverli quanto prima. Abbiamo già iniziato questa mattina le rimozioni, ma sono ancora, ripeto, i colleghi sul posto per completare l'opera. Per quanto riguarda invece domani, i divieti di sosta inizieranno alle 7 in Viale Miramare, nel tratto compreso tra il bivio di Viale Miramare e l'ingresso del castello e sulla riva di Grignano, riva Massimiliano e Carlotta. Sempre sulla via di Grignano ci sarà un divieto di transito a partire domani dalle 17. Per quanto riguarda invece il Porto Vecchio, abbiamo il divieto di transito sempre domani dalle 7 di mattina fino al 6 agosto compreso. E facciamo presente a chi aveva da fare il vaccino presso la centrale idrodinamica che sono, gli appuntamenti sono stati deviati sul Molo Quarto, casomai di informarsi e andare per tempo. Per quanto riguarda i divieti nelle zone dell'autorità portuale, i divieti sono in essere in riva 3 novembre, in riva Mandracchio, riva Sauro e riva Massimiliano e Carlotta, che ho già detto prima, per il porticciolo Grignano. Allora, alle 12.40 di oggi i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Trieste sono intervenuti nel punto franco nuovo per esalazione di un liquido infiammabile da alcuni contenitori su rimorchio. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza e a trasferire in un'area sicura del Molo Sesto i contenitori. Sul posto, oltre alla prima partenza dei vigili del fuoco di Trieste, anche il personale del nucleo biologico, chimico, radiologico, sempre dei vigili del fuoco,
e le autorità portuali. L'intervento si è concluso alle ore 18, nessuna persona è rimasta ferita. Apriamo adesso, la pagina politica. Nella puntata speciale di Sveglia Trieste, a bordo della linea adriatica che collega Trieste e Grado, che andrà in onda domani mattina dalle 9 alle 10, il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, ha commentato la scelta della data delle elezioni. Oltre a lui abbiamo raccolto anche l'opinione di Francesco Russo, candidato sindaco di Punto Franco. Il voto. Intanto ho detto l'altro giorno a Mitia, la Barcolana è veramente potente, ho detto, perché è riuscita a far cambiare il giorno del voto. Così il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, sull'ufficialità del 3-4 ottobre come data per il voto delle elezioni amministrative. Il primo cittadino in queste settimane non ha mai nascosto la sua tranquillità sulla possibile data. Un po' tutti però avevano fatto gli scongiuri per evitare la concomitanza con la Barcolana. A me personalmente, se era il 26 settembre o il 3 ottobre o il 10-11 per la Barcolana, per la Barcolana, per dire la verità, non ero d'accordo, perché è una festa della città e la gente deve divertirsi, no? Però hanno deciso per il 3, per il 3 e il 4, sono molto soddisfatto. E poi sai, l'elezione del sindaco è al top della democrazia, perché lo votano i cittadini, è il massimo della democrazia. Anche il candidato sindaco di Punto Franco, Francesco Russo, ha accolto con favore la data scelta per il voto, il tutto mentre presentava altri tre candidati della lista Punto Franco: la preside dell'Istituto Nautico Donatella Bigotti, Filippo Lodato, da 21 anni nel settore bancario, e Giorgio Sclip, esperto di sicurezza sul lavoro. Beh, abbiamo una data ed è la data, credo, migliore per votare in sicurezza, questa è la cosa più importante. È una data che a Trieste ci aiuta anche a non andare in sovrapposizione con la Barcolana, che è comunque una bellissima cartolina per raccontare la nostra città al mondo. Noi lavoriamo da tanti mesi ormai, la nostra lista è pronta, quindi la campagna ha finalmente inizio e io spero che le triestine e i triestini scelgano per il cambiamento che dopo 20 anni è tanto necessario nella nostra città. La campagna a fissioni di Forza Italia entra nel vivo con un altro poster firmato Giulio Camber, apparso nelle ultime ore. Di facile interpretazione questa volta, il messaggio è chiarissimo. Dobbiamo superare quella che è la cultura, tra virgolette, di appartenenza ad un partito, a un singolo partito, pur chiaramente portandone avanti i valori, ma entrare in quell'ottica di uomo di Stato, di cultura di Stato, proprio nell'interesse dell'Italia, della nostra regione di Trieste. Questa volta l'interpretazione del poster di Giulio Camber, parte della campagna Fissioni di Forza Italia che proseguirà nei prossimi giorni, apparso il giorno dopo la comunicazione ufficiale della data delle elezioni amministrative, è abbastanza semplice. Partendo dall'impegno recente di Silvio Berlusconi per ricucirne le varie componenti, suggerisce il manifesto, solo un centrodestra unito potrà proteggere i valori di fondo della nostra società ed una tranquillità che si ricomincia a riconquistare dalle insidie che arrivano da fuori. E ancora una volta il riferimento alla Cina è più che evidente. Siamo di fronte ad una sfida che le democrazie occidentali, noi per primi abbiamo lanciato questo messaggio, hanno di fronte rispetto al pericolo che ancora esiste di un imperialismo cinese che in qualche modo va contrastato. Allora è chiaro che è necessario superare quella parcellizzazione politica, quella frammentazione, per creare quei gruppi, quelle aggregazioni, quale che sia la forma, coalizioni, al passo con i tempi delle grandi democrazie occidentali. Sullo sfondo, accenno magari un tantino più criptico, un'imbarcazione che affonda con tutta probabilità assieme al dragone cinese. E qui non occorre essere dotati di un esprim al tournée per sottolineare un rimando al porto di Trieste, troppo collegato, secondo Camber, a Pechino. Oggi finalmente con il governo Draghi l'Italia in Europa non ha più la classifica di paese di serie B, ma un paese di serie A, che però deve stare al passo delle democrazie occidentali. E non a caso vediamo, per fortuna, proprio sugli equilibri internazionali, uno spostamento e un riallineamento tra l'Europa e l'America nei confronti di quello che ancora esiste come pericolo cinese. Accanto ai riferimenti politici, come sempre, il manifesto induce ad una riflessione iconologica magari fine a se stessa, ma non banale. Ancora una volta Camber punta molto sull'immagine di una tranquillità data dalla tradizione, la famiglia che si gode una vacanza, protetta dai pericoli. Geniale il riferimento a quegli aeroplanini che lungo le spiagge delle riviere italiane, puntuali ogni giorno, sganciavano buoni per ritirare giocattoli per i bambini, incubo dei papà o dei fratelli di molto maggiori, costretti a lunghe bracciate per recuperare.
recuperarli. La famigliola Serena, invece, in ogni caso minacciata da un pericolo di cui non si accorge, stante l'onda protettiva erta a sua difesa, potrebbe ricordare situazioni care ai film di Steven Spielberg, oppure rimandare all'incipit di Jurassic Park, il romanzo in questo caso. Ancora politica, tanta cronaca, ma anche notizie di servizio, comunicazioni di servizio, quando ritorneremo dopo la pubblicità. Entriamo in studio, Max Tramontini, anima della pagina Facebook Tesson de Trieste SE, si candida in consiglio comunale, l'annuncio via Facebook anche per tranquillizzare gli iscritti, non cambierà nulla sulla pagina, spiega. Ciao a tutti, oggi video selfie da Piazza Unità. Do bisogno di un paio di minuti della vostra attenzione per darvi una notizia che mi riguarda e come amministratore riguarda il gruppo Tesson de Trieste SE. Comincia così un post pubblicato oggi da Max Tramontini sulla pagina Facebook di Tesson de Trieste SE. Niente di drammatico per fortuna, ma niente che per certi versi già non fosse nell'aria. Tramontini, da tempo presente a nome del gruppo ma non necessariamente ad una serie di iniziative di carattere sociale, profondo conoscitore quantomeno di un certo tessuto triestino, semplicemente ha sciolto un paio di riserve. Voglio darvi continuità al mio impegno civico, ma in modo ancora più attivo, più costruttivo. In tantissimi me lo avevo chiesto. Alla fine mi sono convinto. Ho deciso di candidarmi alle prossime elezioni comunali. No, non come sindaco per il momento, ma come consigliere comunale. Il partito per il quale Tramontini scenderà in campo è Fratelli d'Italia. La comunicazione odierna, Tramontini lo spiega alla fine, si è resa necessaria anche per garantire al gruppo Facebook che al suo interno nulla cambierà. Voglio rassicurarvi che niente cambierà nella gestione del gruppo, che resterà sempre un modo per condividere un'opinione, discutere, condividere un sorriso. Sapevo anche qualche sana polemica, ma alla fine che sta. Una nuova rotta Trieste-Bruxelles operata da Ryanair decollerà domenica 31 ottobre dall'aeroporto del Friuli Venezia Giulia di Ronchi dei Legionari. Lo annuncia in una nota il Trieste Airport. Il volo avrà due frequenze settimanali con partenza da Trieste il giovedì alle 16.45 e la domenica alle 16.10. Questo nuovo collegamento coincide con l'obiettivo di recupero e sviluppo del network internazionale che stiamo attuando, afferma Marco Consalvo, amministratore delegato di Trieste Airport. I passeggeri possono sin da ora prenotare il proprio viaggio da o per la capitale del Belgio. I biglietti sono già disponibili in vendita sul sito della Ryanair. I nuovi voli diretti che collegheranno l'aeroporto Charleroi della capitale belga serviranno i flussi turistici incoming and outgoing già dalla prossima stagione invernale e saranno funzionali anche per gli spostamenti di lavoro che per i rientri e le partenze dei corregionali fuori sede. Ora la cronaca, sono stati estradati in Italia dalla Romania gli ultimi due componenti della banda delle ruspe che assaltava i distributori di carburanti in varie regioni italiane, compreso il Friuli Venezia Giulia. Sono stati estradati in Italia gli ultimi due componenti della cosiddetta banda delle ruspe, una gang internazionale che nei mesi scorsi aveva preso di mira con assalti notturni numerose stazioni di servizio in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Toscana ed Emilia Romagna. Per due dei quattro componenti del gruppo criminale rintracciati e arrestati in Romania si sono appena concluse le procedure per l'estradizione con la consegna alla polizia italiana. Un terzo componente era già stato arrestato proprio qui a Trieste e il quarto era morto annegato nel fiume Isonzo mentre cercava di fuggire a un controllo delle forze dell'ordine dopo il furto di un'auto. Ieri, con un volo dell'aeronautica militare proveniente da Bucarest, scortato da personale del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, è giunto all'aeroporto di Ciampino il 22enne che nella banda aveva il ruolo di autista transfrontaliero degli altri tre complici. L'uomo è stato chiuso nella casa circondariale di Civitavecchia a disposizione dell'autorità giudiziaria pordenonese che ha coordinato le indagini della squadra mobile. L'altro componente della banda, di 24 anni, anch'egli arrestato in Romania, è stato estradato ed è giunto allo scalo aereo di Fiumicino, consegnato ai poliziotti italiani che lo hanno trasferito alla casa circondariale di Prato. Poste Italiane presentano nuovi servizi online al cittadino per evitare il formarsi di code agli sportelli. Vediamo ancora Laura Bucarella.
Per prenotare l'appuntamento allo sportello, semplicemente sul sito di Poste www.poste.it oppure scaricando gratuitamente sul proprio smartphone l'app Ufficio Postale e chattando con Poste su WhatsApp al 371 500 37 15. Sono sempre di più i cittadini, anche quelli anziani e meno pratici del mezzo informatico, a usufruire dei servizi online offerti da Poste Italiane. Quelli elencati dalla direttrice dell'Ufficio Trieste Centro sono i diversi modi possibili per prenotare un appuntamento allo sportello, evitando agli utenti lunghe attese in fila. Una delle principali novità è stata illustrata nell'ufficio postale di Piazza Verdi e prevede l'utilizzo dell'app delle Poste. Questa è una grande novità di Poste perché c'è l'opportunità di prenotare l'appuntamento allo sportello, ma questo ufficio postale nello specifico è partito in via sperimentale con un nuovo servizio che si chiama Mettiti in fila. Quindi dà il libero arbitrio alle persone con la semplice inquadratura di un QR code di vedere quante persone sono già in fila e di scegliere se prendere il numero o meno. Quindi è veramente molto, molto interessante. E in questo caso specifico diciamo che noi vorremmo invece fissare l'appuntamento, l'app mi propone per cosa mi serve, come può vedere speed è a parte, io decido di fare un'operazione finanziaria, potrei segnalare, vede che è facoltativo il nome e cognome perché potrei essere chiamata, il collega allo sportello sa anche chi eventualmente arrivo. Il sistema mi propone gli orari a cui sono più agevole e quindi non faccio altro che selezionarlo e mi dà il numero. A quel momento io mi avvicinerò allo sportello nel sistema gestore attese, farò leggere il mio QR code e il sistema di Poste Italiane saprà che io sono qua. Mi chiameranno allo sportello all'ora stabilita. Sono 23 le irregolarità riscontrate dai carabinieri del NAS di Udine nell'ambito dei controlli eseguiti in 60 supermercati del Friuli Venezia Giulia nell'ambito della campagna nazionale di verifiche dirette ad accertare la corretta esecuzione delle operazioni di sanificazione degli ambienti e delle attrezzature per limitare il contagio da coronavirus. Nel corso dei controlli sono emerse irregolarità in 23 esercizi commerciali. Sono state emesse due sanzioni di carattere penale con relativa segnalazione all'autorità giudiziaria e 33 sanzioni amministrative per un valore complessivo di 36.620 euro. Di queste, due violazioni amministrative sono state riscontrate in ambito coronavirus, entrambe in provincia di Udine. E dal 6 agosto prossimo sarà possibile accedere anche alla piscina Bruno Bianchi solamente se in possesso di certificazioni verdi, Green Pass, comprovanti l'inoculazione almeno della prima dose vaccinale o la guarigione dall'infezione da coronavirus, oppure con l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo. La documentazione, unitamente al proprio documento d'identità, dovrà essere esibita ad ogni entrata. Lo scrive in una nota Franco Del Campo, presidente Fin Plus Trieste, precisando che la disposizione non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale, bambini fino a 12 anni, e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute. E per entrare a Miramare, al museo e al parco, mete tradizionali, culturali e turistiche triestine, anche in questo caso dal 6 agosto prossimo occorrerà mostrare la certificazione verde. Lo rendono noto i responsabili della struttura, precisando che la medesima certificazione è obbligatoria anche per tutti gli altri musei e luoghi della cultura. Il Comune di Trieste ha stanziato 650.000 euro per intervenire sul Paracchiarbola. Il palazzetto necessita di nuovi bagni e spogliatoi, oltre che di interventi per le infiltrazioni, il rifacimento degli infissi e l'accesso per i disabili. Sul posto a illustrare il progetto gli assessori Lodi e Giorgi. Uno stanziamento del Comune di Trieste di 650.000 euro per il Paracchiarbola, derivanti dall'ultima variazione di bilancio. L'obiettivo è rimettere a nuovo gli spogliatoi, i bagni, rifare gli infissi di porte e finestre, un accesso per le persone disabili e intervenire sulle infiltrazioni del tetto. Nel punto stampa di quest'oggi sono stati illustrati tutti i procedimenti per investire i 650.000 euro. E sono divisi in due lotti, sostanzialmente uno da 150.000 euro dedicati a questi spogliatoi che avete potuto vedere che sono in una situazione di necessità manutentiva evidente,
e quindi anche la necessità ovviamente di rendere possibile l'accesso a chi è portatore di disabilità. Quindi un lotto che adesso cominciamo a progettare e che contiamo di iniziare nel corso di questo inverno. Intervento ancora più importante sicuramente, visto le consistenti infiltrazioni sia dal lato di via Visinada, quindi le palestre, ma anche sulla palestra principale, riguarda l'intervento di sistemazione della copertura del palazzetto per 500.000 euro. Anche qui abbiamo cominciato subito la progettazione, contiamo ovviamente di mandare in gara questo inverno e quindi vedere i lavori con il clima ovviamente favorevole la prossima primavera, in modo tale da rendere sicuramente sicura la struttura e ovviamente fruibile da tutti in maniera più decorosa. Il palachiarbolo è sempre aperto per quasi tutto il giorno a disposizione degli utenti, di cui la necessità impellente di rimetterlo a nuovo al più presto per garantire una frequentazione sicura e decorosa. Viene utilizzato 17 ore al giorno, 6 giorni alla settimana, a disposizione di chi deve fare sport, ma a disposizione anche delle persone con diverse abilità, per cui un intervento non solo sportivo ma sociale. Tra l'altro le palestre di via Visinada da 40 anni ospitano tutta una serie di società storiche triestine e io un anno e mezzo fa ho visto la situazione degli spogliatoi, ci siamo mossi subito e abbiamo recuperato soldi veri e certi per intervenire e dare dignità a chi lavora ogni giorno con i nostri ragazzi, con i nostri giovani ma anche con le persone anziane per permettere di risparmiare spese di sanità futura. Continuiamo con questa logica importante, investiamo sullo sport e sui giovani per risparmiare un domani in sanità. Vi ricordo l'appuntamento di domani alle 7 con Sveglia Trieste, un appuntamento particolare. Prima sarà in studio con Laura Buccarella il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Gian Rossano Giannini, quindi in esterna con il sindaco di piazza sulla motonave che collega Trieste e Grado. Ci sarà Bernardo Gulotta. Grazie a tutti per essere stati con noi, buon proseguimento di serata, arrivederci a domani.